do il benvenuto sul canale Van Education. Nel 2017 ho aperto questo canale per condividere tantissimi contenuti per bambini, dalle attività laboratoriali e manuali ai disegni che hanno coinvolto grandi e piccini. Dal 2017 fino al 2022 non ho mai preso una pausa, ho sempre continuato a pubblicare ogni lunedì alle 18 tantissimi video dedicati appunto al mondo dell'infanzia, ma anche al mondo della scuola, della didattica e del metodo di studio, anche per i bambini un pochino più grandi, dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria. Ultimamente però, condividendo tantissime idee anche su Instagram, ho iniziato a parlare di ciò che riguarda la mia attività professionale, del mio business. Infatti io sono la fondatrice di Van Education, ma adesso sono insegnante freelance, vuol dire che sono un insegnante libero professionista. Non lavoro più all'interno della scuola, ma lavoro un po' in giro in diversi contesti educativi e scolastici. Faccio anche la terapista per bambini, quindi mi occupo anche di comportamento e sono tantissimi i genitori che mi chiedono sempre un sacco di consigli, di suggerimenti per i comportamenti dei bambini. Su Instagram ci divertiamo tantissimo perché pongo anche dei quiz o delle situazioni magari di caso studio e insieme a voi cerchiamo di trovare la soluzione per riuscire a appunto risolvere un problema che è un problema di moltissimi genitori, che può essere da quello del figlio che non ascolta, che non porta a termine una determinata attività, che non si impegna nella scuola oppure anche soltanto a casa, e quindi ho deciso di dare questo supporto in Instagram. Però durante queste condivisioni, soprattutto nelle stories, vi parlo e vi mostro anche un po' dietro le quinte e anche un po' la mia vita. Ho deciso di intraprendere un percorso di crescita personale che è già iniziato circa 10-11 anni fa, che ha attraversato diverse fasi, insomma, anche della mia vita, riguardanti sia la crescita personale legata appunto al tipo di pensiero, all'approccio alla vita, il minimalismo, un tipo di alimentazione plant-based, quindi dedicata soprattutto all'alimentazione vegetale, al fatto di vivere all'interno di un ecosistema, di essere anche un po' più consapevoli di come si può vivere meglio. Soprattutto ho fatto delle scelte di vita anche piuttosto coraggiose rispetto a che restare in un ambiente di lavoro in cui non mi sentivo magari apprezzata o con persone che magari non stimavo o non mi stimavano. Ho deciso di intraprendere un percorso che mi sta facendo veramente volare alto e tutto questo vedo che vi interessa, che vi piace, vedo che mi chiedete tantissime cose, dalla banalissima ricettina legata proprio a un tipo di alimentazione molto semplice, non elaborato, a come organizzo, visto che sono una grande amante dell'organizzazione, a come organizzo ad esempio l'armadio, i miei vestiti, tutta una serie di cose che riguardano un po' più la vita di casa. Mi piace moltissimo viaggiare, condivido con voi anche quando mi sposto, quindi i miei vari spostamenti, gli eventi che faccio. Sono sempre di più le attività creative che propongo sia sui miei vari canali, sui social, ma anche nella vita di tutti i giorni, e mi piace moltissimo mostrarvi come un percorso di crescita sia assolutamente possibile, come è possibile cambiare, come è possibile cambiare anche approccio alla vita, come è possibile vivere meglio anche con meno, in maniera più semplice, e avendo ottenuto tanti risultati ho deciso di condividerli in maniera più ampia anche qui su YouTube, perché su YouTube io all'inizio condividevo alcune cose legate appunto a un lifestyle più green e minimal, però poi per diverso tempo mi sono concentrata moltissimo sulla didattica, sulla creatività e le attività per bambini, perché avevo proprio bisogno di fare io in primis un percorso che mi permettesse di crescere e un percorso che appunto mi permettesse di raggiungere determinati risultati prima di condividerli. Quindi mi sono focalizzata su YouTube, in particolar modo sulle attività per bambini che proponevo comunque ogni giorno essendo il mio lavoro, però nella vita più personale e privata mi sono dedicata a questa crescita. Ora è giunto il momento di condividere con voi, con immenso piacere, questo percorso, che è un percorso che non mi vede sul piedistallo o come quella arrivata. Anzi, io dico sempre nei miei social e ovunque
che lo spirito è proprio quello di arricchimento, è uno spirito di confronto della serie io faccio così, ma non esiste bianco nero, esistono diverse sfumature e tu potresti farlo in un altro modo che potrebbe a sua volta ispirarmi. Io stessa ho trovato ispirazione da tantissimi canali, da tantissime pagine, Instagram, Facebook, YouTube, e da qui io sono cresciuta tanto, quindi credo che la condivisione sia importante e fondamentale, perché se vogliamo davvero crescere e vogliamo diventare persone migliori non possiamo farlo se non da persone che hanno raggiunto dei risultati o da persone che hanno avuto un determinato successo in quelle in quella sfera, ok? Che potrebbe essere della vita o del business. Io non mi sono solamente arrivata, sto studiando tantissimo, mi sto formando tanto, la formazione non è mai cessata nella mia vita, quindi oltre alla laurea, master, corsi, terapia ABA, tutta una serie di qualifiche che magari ho raggiunto negli anni, però sono in continuo cammino. E quindi questa cosa mi entusiasma molto proprio perché mi permette di a mia volta imparare dai miei errori e poi anche condividerli. Quindi sono assolutamente felicissima di poter condividere questo percorso e io ti invito insomma a iniziare a riseguirmi se eri un vecchio diciamo utente della community di Van Education. Oppure di seguirmi nuovamente per nuovi contenuti e nel frattempo se hai bimbi o se lavori nel mondo della scuola, dell'infanzia e della didattica potresti trovare già dei contenuti interessanti. Quindi da qui in poi mi piacerebbe tantissimo avere due pilastri fissi che sono quello della crescita e della creatività. La crescita legata alla sfera personale e lavorativa e la creatività che mi ha permesso appunto di trovare anche delle soluzioni alternative sia nel lavoro che nella vita personale e anche nella didattica, perché infatti io sono insegnante libero professionista che non insegna con i metodi tradizionali ma insegna con una didattica di tipo creativo e attivo legato all'attivismo pedagogico, ma non farò digressioni in questo senso in questo video, ne faremo sicuramente degli altri e ci troveremo prestissimo nei prossimi video. Quindi io ti invito a scrivermi qui sotto nei commenti se ci sono degli argomenti in particolare che vorresti trattare. Già in Instagram nei vari box domande ne avete riempita di tematiche che vi piacerebbe affrontare, quindi mano a mano troverete tutti questi video sul canale YouTube Van Education. Se sei nuovo iscriviti al canale YouTube per non perderti i nuovi video e anche per supportare il mio lavoro, perché sappi che dietro c'è tantissimo lavoro, e lasciami un like e un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao!